Dal 13 febbraio il centro storico di Napoli sarà accessibile soltanto a piedi o su due ruote. Stop quindi alle auto nel perimetro della ZTL cittadina, a meno che non sia in possesso dell'apposito pass rilasciato dal comune. Dopo l'attivazione delle corsie preferenziali di Piazza Dante e Via Duomo, già attive 24 ore su 24, l'assessore alla mobilità Anna Donati annuncia l'apertura di 4 nuovi varchi, attivi tutti i giorni dalle 7 alle 18, in Via del Sole, Via Duomo all'altezza del Museo Filangieri, Via Miroballo al Pendino ed a Via Santa Sofia, che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti di Mezzocannone e Piazza del Gesù. Arriva la ZTL, cioè potranno entrare dalle 7 alle 18 soltanto i residenti, naturalmente i diversamente abili, oltre a tutti quelli che si saranno muniti di un apposito contrassegno perché hanno bisogno di un veicolo per lavorare. Da domani e sino al 12 per una campagna informativa sul posto, sui 4 nuovi varchi ci sarà personale Napoli Park ANM. Solo dal giorno 13 febbraio e sino alla installazione delle telecamere anche personale della Polizia Municipale. In attesa che siano installati i varchi telematici previsti per il mese di marzo, dal 13 febbraio le postazioni saranno presidiate dalla Polizia Municipale. Oltre a disabili e mezzi di soccorso, nell'area pedonale potranno accedere tutti coloro che sono muniti di contrassegno e i residenti previa esibizione di un documento d'identità. Anche loro, a partire da mercoledì 1 febbraio, potranno presentare domanda per ottenere il pass. Le multe per il passaggio vietato, non autorizzato ai varchi è di 76 euro, a cui bisogna aggiungere quello che il cittadino deve pagare per la spesa di notifica, e quindi alla fine il cittadino, quando paga la multa, paga oltre 90 euro. Dall'11 febbraio, per favorire la mobilità nell'area della ZTL, entrerà in esercizio la nuova linea dell'ANM C57, che con una frequenza di 15 minuti metterà in collegamento la zona di Piazza Garibaldi con il centro della città. Le informazioni e la modulistica per l'accesso alla ZTL e il rilascio del contrassegno si possono scaricare sul sito del Comune nell'apposita sezione, oppure ritirare in forma cartacea presso l'ufficio rilascio contrassegni in Piazza Dante 93. Questo è solo l'inizio, stiamo ragionando su via Epomeo, stiamo ragionando sui varchi telematici su Chiaia, con la quinta municipalità su una ZTL a San Martino al Vomero, soprattutto nei fine settimana. Cioè, da questa esperienza in realtà c'è una richiesta forte che viene anche da altre parti di città, da altri cittadini, di estendere le zone a traffico limitato.